I cavalli sono in partenza. Partiti. In vantaggio si porta Ethos con all'interno All Right, che poi ripiega in seconda posizione a precedere Nile Star, quindi Irishman Mark, The Dark Side, Stower ed in coda Choco Charm. Dopo 400 metri di corsa è deciso leader Ethos nei confronti di All Right. In terza posizione figura all'interno Irishman Mark con al largo Nile Star, seguono Stower con ai fianchi The Dark Side ed in coda Choco Charm. Posizioni pressoché invariate all'imbocco della curva di fondo che Ethos affronta al comando, sempre seguito da All Right. In terza posizione apparigliati all'interno Irishman Mark al largo Nile Star, poi Stower con ai fianchi The Dark Side ed in coda Choco Charm. Posizioni invariate anche lungo l'arco della curva e Ethos affronta al comando la retta di arrivo spostandosi al centro della pista come tutti gli altri concorrenti che lo seguono. Ethos in vantaggio, All Right lo insegue, poi dietro i due cerca di avanzare Nile Star con all'esterno The Dark Side e all'interno The Irishman Mark. Ethos sta allungando sotto la minaccia di All Right. I due hanno preso vantaggio nei confronti di Nile Star e The Dark Side. Siamo a 200 dal palo, lotta incerta con All Right che a centropista sta prendendo il sopravvento nel tratto finale. All Right si mantiene in vantaggio nei confronti di Ethos che conserva il posto d'onore dal serrate finale di Nile Star. Quarto Irishman Mark. Andiamo a rivedere le immagini di questa quinta corsa di Napoli con la bella affermazione di Francesco Dettori in sella al numero 2 dello schieramento All Right, che nel finale ha preso nettamente la meglio nei confronti del leader Ethos che pur calando nel finale ha conservato il posto d'onore nei confronti di Nile Star. Quindi 2-1-5 il probabile e ufficioso arrivo della quinta corsa di Napoli.